sigla. Il caso di oggi ci pone davanti a una ex moglie, cioè una donna separata, che percepisce mensilmente l'assegno di mantenimento. Se non che questa incontra un uomo, si innamora, va a vivere stabilmente con lui e forma una famiglia di fatto. In virtù di ciò, l'ex marito, che conosce bene la giurisprudenza, smette di pagarle l'assegno di mantenimento e bene fa. Se non che però, dopo un po' di tempo, la relazione di questa donna finisce e torna a vivere da sola. E in virtù delle mutate circostanze, la donna ritorna a contattare l'ex marito e chiede l'assegno di mantenimento, ma questi non gliela vuole più dare perché dice ormai è venuto meno il diritto e quindi non le spetta più niente. Tra i due nasce la contestazione. Chi dei due ha ragione? La moglie che dice che ormai non si può mantenere più da sola e quindi pretende che il marito passi a versarle nuovamente l'assegno di mantenimento, o il marito che non ne vuole avere più contatti, non ci vuole più avere contatti? Beh, la risposta è una sentenza della Cassazione di qualche mese fa. Secondo la Corte dice: Il diritto dell'ex a ottenere l'assegno di mantenimento viene meno nel momento in cui questi inizia una relazione stabile e duratura con un nuovo compagno. Però questo diritto non può essere resuscitato se la relazione cessa. In questi casi ormai si è perso definitivamente il diritto. Quindi nel nostro caso il marito non dovrà più versare alcunché all'ex moglie, anche se questa ha smesso la sua relazione basata sulla relazione, sulla convivenza stabile. Così è deciso. Giustamente. No, stavamo